Partiamo oggi con una nuova playlist. Con questa playlist andremo a realizzarci una macchina a vapore. Partiamo. Primo elemento in part design. Andiamo a realizzarci il piatto base. Su cui andremo a montare e a sviluppare l'intera macchina. E ok. Spostiamoci sul piano orizzontale XY e andiamo a realizzarci un rettangolo sul centro, cioè in modo che il centro coincida con l'asse e eh, con l'origine del sistema di riferimento e andremo ad imporre un'altezza del rettangolo di 60 mm, mentre avremo una larghezza dello stesso di 120 mm, il doppio, 120. Possiamo spostarci nello spazio e andare ad estruderlo con uno spessore di 2,5 mm. Spostiamoci adesso sulla faccia superiore, realizziamoci sulla faccia superiore un altro rettangolo sul centro generico caratterizzato da una dimensione di base di 50 mm. E da un'altezza di 13 mm. Sistemiamo le un unità di misura e posizioniamolo all'interno del nostro piatto base. La distanza tra questi due elementi dovrà essere di 29 mm mentre la distanza di questo da questo dovrà essere di 11 mm. Spostiamoci nello spazio, richiamiamo il comando tasca o quota di 2,5 che il prossimo elemento e diamo ok. Adesso abbiamo bisogno di due serie distinte di fori i primi fori che andremo a realizzarci saranno dei fori da 3,4 mm per questi utilizzeremo quindi una matrice di tipo personalizzato e quindi che facciamo? Andiamo a realizzarci su questa piastra uno schizzo costituito da, da dei punti quindi spostiamoci su questa faccia allora dove dovranno essere posizionati avremo un primo punto che dovrà essere posizionato a 6 mm da questa faccia da questo lato diciamo 6 mm e dovrà essere posizionato a 6 mm da questo lato avendo bisogno di fori analoghi in prossimità, diciamo, degli altri vertici, allora possiamo richiamarci il comando simmetria e farci la simmetria del primo punto rispetto all'asse verticale. Se adesso li selezioniamo entrambi, 1 e 2, possiamo richiamarci ancora l'operazione di simmetria rispetto al seguente. E quindi abbiamo realizzato i primi 4 punti. Avendo poi bisogno di fori che dovranno essere simmetrici rispetto all'asse di questo rettangolo, quello che possiamo fare è andare a proiettarci, ad esempio, questi due elementi che poi sono quelli che ci servono, ce li proiettiamo come delle linee di costruzione, in questo modo, e possiamo adesso tracciarci un asse che dovrà essere equidistante da queste due linee. Quindi selezioniamoci le linee. Questa è la prima, questa è la seconda e l'asse. E andiamo ad imporre la condizione di simmetria. Con lo stesso tipo di criterio andiamo a proiettarci anche questo e questo, sempre come linea di costruzione. E andiamo a disegnarci adesso un altro asse, questa volta verticale e andiamo ad imporre la condizione di simmetria tra questi elementi, ancora simmetria. Annulla. Quindi dobbiamo prima di tutto selezionare i due lati e poi assicuratevi di selezionare i lati e non di selezionare il rettangolo. E poi possiamo imporre la condizione di simmetria. E' ok. Andiamo adesso a realizzarci un altro punto, quindi che dovrà essere posizionato ad una distanza. Allora, assicuriamoci che il punto in questione non sia un punto di costruzione. Dovrà essere posizionato ad una distanza di 25 mm da questa faccia, da questo lato e dovrà essere posizionato ad una distanza di 17 mm dall'asse verticale. Questo è il posizionamento del primo punto. E adesso selezionato il punto. Andiamo ad imporre. Tramite operazione specchio, ce cioè lo andiamo a specchiare e poi li selezioniamo entrambi, andiamo a richiamare ancora l'opzione specchio e li specchiamo in questo modo. Abbiamo bisogno ancora di un altro punto che possiamo ottenere specchiandoci questo rispetto all'asse verticale. E adesso abbiamo bisogno di un altro punto che dovrà trovarsi sulla stessa retta su cui si trova il seguente. Quindi quello che dobbiamo fare è andare a tracciarci una retta che potrà essere ad esempio un generico asse che passi per i seguenti punti e andare ad imporre che questo e questa linea siano fra di loro coincidenti e ok. E questo è l'ultimo punto di cui avevamo bisogno, spostiamoci nello spazio, richiamiamo. Il comando foro. Su questa superficie andiamo a realizzarci un foro passante, quindi fino al prossimo elemento, con un diametro di 3,4 mm. E per quanto riguarda il posizionamento facciamo in modo, quindi, che il nostro foro, ad esempio, e un generico punto di quelli realizzati siano coincidenti. Vediamolo ok. Lo spostiamo nello spazio, ancora ok. Ecco realizzato il nostro punto. E se adesso richiamiamo il comando matrice personalizzata. Allora, non selezioniamo il solito corrente, ovviamente. Quello che dovremo selezionare sarà il foro. e Per quanto riguarda le posizioni, basta selezionare i punti in questione e dare OK. Ed ecco effettuata l'intera foratura. Abbiamo bisogno anche di due fori più piccoli, ci posizioniamo sempre sulla stessa superficie. Questi fori dovranno essere coincidenti con l'asse, quindi dovranno trovarsi sull'asse verticale, disposti simmetricamente rispetto all'asse orizzontale. Quindi andiamo a creare il primo punto che dovrà appartenere all'asse verticale, come in questo modo. Per quanto riguarda la distanza del punto, dovendo trovarsi sulla stessa retta per i centri per questi due punti, quindi questa distanza dovrà essere di 6 mm definito quindi non ci resta altro da fare che richiamare il comando specchio rispetto all'asse orizzontale, e adesso ci possiamo spostare nello spazio e richiamare il comando foro. Su questa superficie il foro dovrà avere un diametro di 2 mm dovrà essere fino al prossimo elemento per il posizionamento faremo in modo quindi che sia coincidente con uno dei due punti esistenti quindi andiamo ad imporre la condizione di coincidenza e ok possiamo spostarci ancora nello spazio dare l'ok okay adesso ci richiamiamo ancora il comando matrice personalizzata come oggetto abbiamo il foro 2 e come posizione ci selezioniamo lo schizzo e diamo l'ok ok. diciamo che questi angoli retti non mi piacciono quello che possiamo fare è andare a raccordare il tutto quindi il raccordo su spigolo ci selezioniamo Spigolo, questo, questo e questo proviamo con 5 mm. Si sì, va bene, ok. Applichiamo anche un materiale. Quindi selezioniamoci la piastra. Il materiale di cui è fatta è. Uh, rame applica materiale È ok e allora quello che possiamo fare ancora andiamoci a salvare l'elemento quindi salva con nome ce la salviamo come piatto base mi salva tutto in adobe ovviamente salvatelo in catia product in uh, parte, ok, l'altra cosa che possiamo fare è uh, aprire un nuovo file, in questo caso un assembly design, e quindi possiamo importarci il nostro piatto. E andiamo ad importarci direttamente il nostro piatto, quindi piatto base, apri ed eccolo importato. Per adesso lasciamo i piani principali perché non ho idea, potrebbero servire per effettuare il posizionamento eh, di, degli altri elementi sulla piastra. Eh, nel disegno tecnico che, che ho recuperato ci sono sicuramente degli errori. Devono essere questi quei disegni tecnici utilizzati nei corsi, quindi vengono dati direttamente quegli errori che dovranno essere corretti eh, durante il procedimento, appunto durante la realizzazione della stessa macchina. Quindi li correggeremo strada facendo e otterremo alla fine un modello definitivo funzionante. Alla prossima.